Immagini che giungono in diretta quando mancano pochi minuti all'inizio di questo pomeriggio di grande calcio qui sulle frequenze di EA Sports. Un saluto da parte mia di Stefano Nava, una sfida per veri intenditori pronti a vivere le emozioni del match. Sfida che mette di fronte Hartley Athletic e Albion. Non c'è nulla in palio, è vero, ma spesso in questi casi l'onore e il prestigio valgono quanto un titolo, se non addirittura di più. Con questa palla e punta alla porta. Ecco il gol dell'1-0, la sbloccano subito. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Gran palla in mezzo. Sventa con un intervento prodigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. Occhio al corner. L'ha messa dentro di testa, un gol bellissimo. Rivediamo il gol, tutto nato da questo tiro dalla bandierina. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Palla interessante dello spazio. Giocata interessante per il compagno. Riceve palla, pericolo da lì. Contropiede che sfuma, decisivo l'intervento del difensore. Si riprenderà con la rimessa laterale. C'è il lancio sulla fascia. Spezzata qui l'azione dell'Albion. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Comodamente recupera il pallone. Recupera un pallone pericoloso qui. Tenta l'imbucata Ken. A campo sulla fascia. Buona qui la lettura del difensore. Brutto l'errore dell'Hartley qui in possesso. Palla in rete. E con questo gol prendono il largo. Difficile a questo punto per la squadra avversaria tornare in partita. Aspettiamo e vediamo quello che succede. Ora conducono per 3-0. Avanza verso la porta. Attenzione, sì, calcio di rigore. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un inter... Parato! Parato! È rimasto immobile fino all'ultimo istante, disorientando l'avversario. Questa è una grande parata. Guadagnano dunque un corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Ha provato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Occhio a questo lancio. Tutto solo, è la sua terza rete oggi, hat-trick. 3 gol per confermare il suo stato di grazia, sta facendo letteralmente ammattire la difesa. E possiamo rivedere l'azione che ha portato al gol. Tutto è partito da questo cross. Davvero un'ottima assistenza per il compagno. Un'esecuzione al volo perfetta. Mostrata ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Buona qui la lettura del difensore.
può fallire, attenzione. Gran botta sulla traversa, palla fuori. A campo l'Albion, vediamo se sfrutta questa occasione. Perdono palla banalmente. Occhio al contropiede. Occhio al pallone filtrante. Ha avuto il pallone buono e non l'ha sprecato. Ha concluso nel migliore dei modi, un'ottima azione di contropiede. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Mukhtar. Torregrossa. Suggerimento interessante. Palla che finisce sul palo. Un gol facile facile per lui, grazie anche alla complicità del portiere. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcante da cui è scaturito il gol. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Buon possesso di palla. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Attacca Hard Athletic. Riconquista palla con un intervento giudicato regolare. Possibilità per la ripartenza. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Brutto l'errore dell'Hartley qui in possesso. Kane. Lo vede. Ha perso il pallone. Si chiude qui il primo tempo. 6-0. Inizia la ripresa del match, finora davvero a senso unico. Torregrossa. L'appoggio su Ken. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. I cori, i canti, l'entusiasmo di inizio gara ha lasciato spazio a un silenzio quasi rassegnato adesso, colpa del risultato. Vedere la propria squadra subire in questo modo non è mai facile né bello, specie quando si gioca in casa. Buono l'appoggio. Bravo qui a smarcarsi. Palla pericolosa, bravissimo qui. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Premia la corsa sulla fascia. Ottima la verticalizzazione. Possesso gestito male dall'Albion. Palla in palo laterale. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Perdono nuovamente palla.
Torregrossa. Si libera alla grande. Aveva diverse opzioni qui. Ha optato per la soluzione di potenza con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa. Palla sul fondo e portiere graziato. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Palla troppo lunga che viene raccolta senza problemi dal portiere. Kane, gran palla in mezzo. Grande pallone verticale. Ma come ha fatto a sbagliare? Non ci posso credere, Pier. Come ha fatto? Ma tutto lo stadio era già in piedi, pronto ad esultare anch'io. Avevo avuto la sensazione che fosse dentro, ci ha pensato troppo forse, finendo per sbagliare. Gigi, Marlon, Mukhtar, Torregrossa, occhio all'Albion. Ecco Ken. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Pallone generosamente riconsegnato agli avversari dell'Ardle Athletic. Tenta l'imbucata Ken. Occhio all'imbucata. E il pallone entra. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Erano i favoriti alla vigilia e stanno ampiamente rispettando il pronostico. In un'altra categoria, li stanno letteralmente surclassando. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Cercano il buco nella difesa avversaria. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Ken. Riuscito a fermarlo. Seicento secondi da giocare ancora. Tocco verticale interessante. Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Vedremo se in questi minuti finali cambierà qualcosa, ma insomma, gli equilibri. C'è spazio per lui. Gol solo sfiorato, ma che occasione, Stefano. Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. Pallone riconquistato agli avversari. Cerca la sovrapposizione. Un gol che cambia il risultato, ma non la sostanza.
Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo. Bravi. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra di assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse. E hanno trovato il gol, che non cambia però la sostanza delle cose. Il classico gol della... Così può bastare, importante vittoria fuori casa dunque. È un successo questo che non... Santiago Bernabéu che apre le porte per questo match. C'è grande attesa qui sulle tribune per una sfida che promette scintille. È una sfida che promette di regalare emozioni e spettacolo, come da pronostico, emozioni che potete vivere in mia compagnia e ovviamente con l'aiuto di Stefano Nava. Si gioca tra Real e Albion. Entrambi gli allenatori si aspettano del... Occhio all'errore del portiere. Rebic. Gran dribbling, risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo, e questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Dries Mertens, può andare in porta qui. L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Ecco il gol visto da un'altra angolazione, ha scambiato bene con il compagno per liberarsi al tiro. Con un gran gesto tecnico ha poi superato il portiere, un tocco morbido di pregevole fattura. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Avanza verso la porta, recupera la palla con un contrasto deciso ma corretto. Giocata intelligente di Mertens. Attenzione, pericolo! Attenzione! Rete! Thank you.
Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si preannuncia davvero interessante. Pronostico che parla di una gara combattuta, ricca di emozioni, buon divertimento da parte mia e di Stefano Nava. Sfida che mette di fronte due protagonisti del calcio mondiale. I tifosi vogliono assistere a una bella partita di calcio e noi con loro. Regalano palla agli avversari. Apre profondo per il compagno. Laxalt, fondamentale il difensore. Maragna metri, riesce a rimanere in piedi. Vediamo se riesce a passare il difensore. 1-0, trovano il gol. Subito. Rebic, Tonali, Laxalt, Hernandez. Preferiscono ragionare. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Occhio a Mertens. Pallone perso. Darmian perde qui il pallone. Williams. Hendrik. Palla per Sissoko. McCarthy. Ecco Moussa Sissoko. Si avvicina all'area. Martial. Intervento ruvido questo. Pallone profondo, pericoloso. Buona qui la lettura del difensore. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Teio. Tonali. Laxalt. Può andare. Grande tackle difensivo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. McCarthy. Sissoko. Ecco Moussa Sissoko. Può girare il pallone. Ecco McCarthy. Vediamo cosa inventa ora. Muovono bene il pallone. C'è l'errore, perdono palla. Buona l'intuizione qui. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. Atteboer. Perdono palla. Possesso regalato qui. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ha spazio. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Tonali. Occhio a questo lancio. Ha l'occasione per riaprire il match. La deviazione sul palo. Occhio al cross in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Attenzione perché è pericoloso. Rebic! Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. A campo l'Albion, vediamo se sfrutta questa occasione. Il difensore è un muro su questo tiro. Grande recupero in area.
Saint-Maximin, il traversone sul primo palo. Attenzione, la palla è lì. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Saint-Maximin cerca il primo palo. Cross controllato senza problemi. Rebic. Palla lunga per il compagno. C'è il lancio sulla fascia. Cross al centro. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Gran palla a scavalcare la difesa. Palla importante. Martial, ecco il suo gol. Non poteva fallire da lì. Il punteggio adesso è di 2-1. Posizionato bene, recupera. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Era una situazione disperata, qui potrebbe anche arrivare il rosso. Hanno una buona occasione per pareggiare, può metterla dentro da lì. Lettura perfetta e palla recuperata. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Seconda frazione di gioco che è ripresa con l'Albion fin qui in svantaggio. Dries Mertens. Teio. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Rebic. Prova a servire profondo il compagno. Palla toccata in out, sarà calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Nulla di pericoloso. Martial. Ma dà indietro al compagno. Se ne può andare adesso. Si guarda attorno. Pericolo. A un passo dal gol che sarebbe stato quello della tripletta. Oggi è insaziabile, Pier. Hernandez. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie. Può giocare la ripresa con enorme entusiasmo addosso. Ha dato un contributo importante alla causa con questa doppietta. Sembra in stato di grazia e può farne altri. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Tifosi ospiti che non gradiscono, ovviamente. Le perdite di tempo non potrebbe che essere così.